Buonasera, questa volta siamo riusciti a fare un qualcosa di speciale, avrà i suoi pro e i suoi contro. Il pro è che per noi pescatori siamo in un posto quasi illibato, illibato per noi come per gli altri, quindi la sessione di pesca sarà un gran punto interrogativo, cioè andare in un posto dove non si è mai stati si può trovare un qualcosa di veramente sorprendente, come ci possono volere delle ore e non venirne a capo. Mi accompagna in questa avventura Federico e Giovanni della proprietà Scalfati. Siamo ospite di loro e vorrei che tu, Giovanni, ci spiegassi questo bel posto da vivere con la natura. Ma certo, in questo momento noi ci troviamo proprio al confine tra il Mar Tirreno e il Lago di Paola e qui dietro di noi abbiamo il canale principale che mette proprio per l'appunto in collegamento il più meridionale dei quattro laghi pontini con Quanti il Mar ha? Tirreno. Questo canale è abbastanza vecchiotto, diciamo che il primo scavo risale a circa 2000 anni fa, poi vi porterò a vedere la muratura originale ancora presente, la canaletta invece, la seconda biforcazione, è più recente, parliamo diciamo di un periodo intorno al 1720. Comunque è un luogo incredibile che rende per la prima volta questi stagni di acqua dolci, delle vere e proprie valli da pesca, salmastre. Gli stessi romani 2000 anni fa decidono di accedere all'interno del lago di Paola non solo per raggiungere la villa dell'imperatore Domiziano che era stata edificata proprio sulle sponde del lago, ma anche per avviare una vera e propria valle da pesca fatte di pesca sul lago e di peschiere a terra, che erano delle vere e proprie opere d'ingegno dei romani che già 2000 anni fa quindi conoscevano la qualità della spigola che ancora oggi noi, se siamo fortunati, riusciamo a catturare. Ora, indipendentemente dalla straordinarietà dell'evento, perché abbiamo dovuto chiedere diverse autorizzazioni, qui la pesca non è praticabile. Giovanni ha delle idee, però ancora sono diciamo premature. Sono un fortunato perché chi lavora alle ferrovie ha un piccolo sconto per prendere il treno, io posso conoscere delle persone eccezionali per il mio sport che mi danno questa possibilità. E a Giovanni invece vorrei chiedere, questo tratto qui sente le maree che vengano sentite? Assolutamente, ed è la suggestione incredibile. Nelle 6 ore e 12 minuti in cui abbiamo l'alta marea, l'acqua del mare entra all'interno del bacino e schiarisce questi canali, rendendoli un vero e proprio paradiso dove poter anche nuotare e potersi rinfrescare in un'acqua limpidissima. In questo momento ci troviamo in una condizione di bassa marea che potrebbe favorire la nostra azione di pesca e l'acqua inevitabilmente è verde. In questo momento esce dal lago verso il mare. Ho visto passare persone col windsurf, ho visto passare persone, ci sono cavalli, ho visto... Principalmente questa è un'azienda che poi da azienda vallicola che si è sempre occupata della pesca e dell'allevamento dei molluschi si è necessariamente un po' trasformata, ha aperto ad alcune attività turistiche e principalmente rispetto alle attività escursionistiche, parliamo chiaramente di attività in acqua, quindi di escursioni in kayak, ma non solo, anche di pesca in kayak, chiaramente quindi è possibile uscire con il proprio kayak dal canale romano e andare a fare ad esempio la traina intorno al Prontolo. Abbiamo kayak? Non credo, non l'abbiamo portato. E allora oggi rimaniamo a terra. Quindi per una famiglia che vuol passare un bel fine settimana ci sono gli alloggi, ci sono le attività e quindi c'è un'ombra deliziosa, perché in questi giorni di caldo è un qualche cosa di stressante. Assolutamente, diventa una piccola oasi a due passi da una grande città come quella di Roma e quindi ce la godiamo oggi insieme. Bene, andiamo a vedere quello che succede. Non ho chiesto a Federico, in un posto dove non siamo mai stati a pescare, il primo approccio qual è? Allora, il primo approccio, quello che pensavo io, è andare a misurare il fondo e capire un attimino la forza della corrente e in base a quello andare a stabilire quale linea di pesca fare, quale grammatura e soprattutto che tipo di piombatura adattare a questo tipo di canale. Insomma. Pesci? Orate? Orate, spigole.
cefali, uno l'ho visto. Cefali, assolutamente, diversi tipi di cefali, chiaramente. Qualche sarago io avevo visto. Come no? Ma pensate, all'interno del bacino noi troviamo tranquillamente sogliole, quindi c'è di tutto, c'è di tutto. Il pesce entra naturalmente dal mare, cioè, e si riversa. Dio dall'alto ha buttato un bacio qui e ha fatto bello, bello, bello. Speriamo che qualcosa ci tocchi anche a noi. Speriamo che i romani abbiano lasciato qualcosa per noi. Andiamo. Guarda Fede, io da Colmi ci ho portato questo. Praticamente io vedo bene questo galleggiantino qui per la trattenuta, perché l'acqua va. Ho notato che le antenne sono un po' piccole perché è una micro Starlight di 2,2. Allora mi sono portato delle antenne, cave. Io userei un grammetto. Giusto. Te che dici? Che potrebbe andare bene. Forse, no, ho paura che l'acqua si cominci a correre e poi non la teniamo più, perché i nostri piombatini ho paura siano troppo leggeri. Sì, con 0,75 lenza credo che non ce la facciamo. Quando si arriva su 5 metri si vola come cose. Sui nuovi mulinelli useremo il fendrill. Il fendrill so che lo conoscete, ma come vedete abbiamo cambiato la confezione. Questo sta a indicare che il filo è rimasto lo stesso, ma il trattamento chimico è cambiato. Questo trattamento chimico consente al filo a essere più fluido nella fuoriuscita del mulinello e nello scorrimento degli anelli. Non si assorbirà. Il problema dei nylon, che a volte si impregna d'acqua, si affonda e si forma quella noiosa ansa durante le passate. Poi immagino che questo bagno chimico che abbiamo fatto protegge anche il filo dalla corrosione, giusto? Siamo in mare, la salsedine è bella per tante cose, ma indubbiamente sia per i nylon che per i mulinelli serve sempre una protezione. È un po' il silicone che spruzziamo sui mulinelli. Per la madrelenza usiamo l'F1 Spider. È un filo che nasce solo per in misure dal 9 fino al 20, serve solo per fare le madrelenze. Per finale, il mitico, vecchio, ma intramontabile Riverge, il colpo, quello verde, nella sua comoda confezione. Faccio un finalotto di 40-50 centimetri e siamo a posto. Sto legando un B900 del 18, poi vedremo se cambiare gli ormeggi. Speriamo. Anche se è sbagliato partire fini, sarebbe meglio partire più grossi, tanto quello bello mangia subito. Ora ho trovato questo posticino a ridosso del ponte dove si crea una sorta di vortice. Presumo che tirando i bigatti a monte del vortice poi ritornino in corrente e io sto lasciando il galleggiante in modo che si trovi perfettamente nella scia del... Allora, io fossi un pesce stare lì, però... Abbiamo preso il primo pescetto della giornata, non è grande, da come fa è un saraghetto. Eccolo qui. Lo slamiamo e lo rilasciamo subito in acqua.
proprio piccino, ma cioè, un po' più grosso. Ma la taglia è questa, ce n'è una nuvola qui sotto. Lega l'amo. Credevo che fosse più grossa, però dai. Almeno cominciamo con la prima spigola. Eccola qui. La ributtiamo in acqua perché ancora merita questo, merita. La Gomamo, come diceva prima Gianluca, stiamo utilizzando un B900 del 18. Ora vi faccio vedere come stiamo innescando. In questo momento sto pescando con due bigattini appuntati perché è un innesco molto mobile, come vedete, molto catturante. Ora proviamo a vedere se le spigole ci danno ragione. Altro giro, altro pesce. Adesso sembra che siano entrati in pastura i pesci. Sempre bei pesciotti, non enormi, però insomma ti diverti. Ecco, la stiamo portando al guadino. La rilasciamo anche questa. E via. Bella come pesca comunque, ragazzi. Cioè, in passata così, mangiate veloci, sulla fiondata del bigattino, davvero una bella pescata. Anche se non sono pesci ancora molto grandi, ma è divertentissimo. Come quella di anzi. Senti, si era fissato un chilo e mezzo, pesci però. Sono piccolino ma divertente. La pesca è veramente bellina perché ci sono 2 metri scarsi di acqua e l'acqua va in un senso, sembra di pescare in Sieve, in Arno, dove c'è poca acqua. Ancora la luce è molto alta e fino ad ora poi sono passate canoe, barchette e non è niente a nostro favore, ma è divertentissimo. Una pescata in questa maniera è veramente divertente.
Sicuramente sta cambiando la marea. La luce si è abbassata, il predatore in un metro e mezzo d'acqua sicuramente fa un po' di confusione e ha difficoltà a venire a mangiare. Non lo so quant'è, non me ne importa niente. La rilasciamo. Ho agganciato un'altra spigolotta, sempre a fine passata. Sono sceso con il filo, ho messo lo 0,10 e l'amo del 20, del B900 sempre. È un bel pesciotto. Eccolo qui. Sta diventando divertente, questa è sicuramente da ributtare. Questa sembra più bella perché si muove più lentamente rispetto alle altre e di solito è un comportamento dei pesci un pochino più belli. Siamo con lo 0,10 del Seagull, ma pur sempre uno 0,10. È un bel pesciotto, sì. Facciamo vedere, davvero un bel pesce. Guardate che passata meravigliosa, adesso va lentissima proprio. Andiamo appena due bigattini, ma due di numero proprio. Mangiato ancora un altro pesciotto. Adesso ho cambiato innesco, sto pescando con un bigattino innescato per il centro e va molto meglio adesso. Comunque non sono spigole piccole, cioè sono pesci di media taglia che sono assolutamente combattivi poi in quest'acqua. Sarà sicuramente un'acqua, come diceva prima Giovanni, cristallina, e quindi i pesci sono ben ossigenati. La marea sta salendo, si è fermata l'acqua e i pesci stanno rispondendo molto più voracemente di prima. Non sono grossi pesci, la spigola più grossa è stata di mezzo chilo, 600 grammi. Ne ho lasciate in acqua un paio, ma perché peschiamo con i fili dell'8, del 9, del 10, ami del 18, del 20. Io con la Royal 100, che è una canna che ti permette di sbagliare poco, perché accondiscende sempre alle ripartenze del pesce, ti permette di usare sicuramente una misura in meno di finale. Ho provato il Kiger, il nuovo mulinello, e mi piace. Ha una frizione come voglio io, quindi io la taro a inizio pescata sull'8, sul 9, sul 10 e non la ritocco più. Speriamo ora nell'ultimo pesce della notte, perché non possiamo rimanere a buio, ci aspetta uno spaghetto alle vongole. Bella grassa tu sei. Pensare che io fossi più piccina. Senza guadino non è una gran cosa, io ve lo dico, montatelo sempre. Non fate come me che sono superstizioso, non lo monto mai e gli altri sono lontani.
vedete, è sceso la notte, ci avevamo promesso che avremmo smesso prima e niente, è stata veramente una bella serata di bel pomeriggio di mezzo agosto. Ci siamo divertiti perché abbiamo usato canne molto, molto paraboliche, fili fini, ami piccoli, come sapete piace a me, galleggianti da un grammo, tutte spallinate, e quindi sono sortiti fuori due o tre pesci più interessanti sul mezzo chilo. Abbiamo lasciato in acqua un paio di pesci e niente, ora non possiamo che ringraziare innanzitutto il buon Gino Anastasia, il presidente del Circeo Fishing Club, che oltre ad essere mio grande amico ha creato il contatto per poter venire in questa bellissima tenuta. Ringrazio Federico che ci accompagna ormai da qualche uscita, in qualche bel filmato, vedrete. Ringrazio mia moglie che ha avuto la pazienza di stare qui con noi in piena natura, perché cavalli, nutrie, insomma, non è che si è sacrificata. Vi do un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.